Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, vice ministro dell'economia, dice in pratica che se i ristoratori hanno pochi clienti, si devono cercare nuovi business, cioè devono cambiare mestiere praticamente. Ovviamente ha indignato il centrodestra, perché dal centrosinistra nessuno si è indignato. Guardate che curiosità. Ma Matteo Salvini e Giorgia Meloni, segretario della Lega e presidente di Fratelli d'Italia, saltano sulla sedia. Ma lei dice, riguardo alle critiche di Meloni e Salvini, dice che la citazione del ristorante, ma è un caso, lei poteva dire qualsiasi cosa, ha detto ristorante, ma poteva essere anche un'altra categoria. È un esempio, non è un attacco alla categoria, è un esempio. Ma mentre il centrodestra è strumentale, dicendo, arrabbiandosi, è strumentale, no? Dice: dispiace constatare che pur di attaccare il governo, alcuni giornali non facciano altro che inventare e fomentare notizie inesistenti. Io vi assicuro che ho visto il video e ha detto proprio così. Quindi c'è un video. Come fa questa signora a dire notizie false e inesistenti quando c'è un video? L'ho visto io il video. E dice: questi giornali che dicono notizie false e inesistenti devono assumersi la responsabilità perché stanno generando, possono generare conflitti sociali. Conflitti sociali. Governo. Sentire che questa signora fa parte del governo, mi vengono i brividi. Mi vengono i brividi, però. Giorgia Meloni dice praticamente: sono senza parole, come la canzone di Vasco Rossi, la ricordate? Senza parole. Ecco, la leader di Fratelli d'Italia dice: dopo aver massacrato il settore dell'ospitalità con divieti e regole assurde e aver multato gli esercenti che scendevano in piazza perché chiedevano aiuto, l'ultima trovata del governo giallorosso arriva dalla grillina Castelli. I ristoranti che non hanno più clienti devono cambiare lavoro. Sono senza parole. Sarebbe questa la gente che dovrebbe aiutare l'Italia a ripartire? Eh sì, ha detto bene Giorgia Meloni. Sarebbe questa la gente che dovrebbe aiutare l'Italia a ripartire? Questa è vice ministro dell'economia. Rendetevi conto. Io mi accodo a quello che dice Giorgia Meloni. Sarebbe questa la gente che dovrebbe aiutare l'Italia a ripartire? Purtroppo sì. È questa la gente, purtroppo sì. Mentre Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e proprietario del ristorante più antico di Roma, dice: ascoltare il viceministro Laura Castelli consigliare ai ristoratori, me compreso, di cambiare mestiere, lascia increduli e genera rabbia in ognuno di noi. Sorprende la superficialità dell'approccio ad un tema così drammatico che, ricordo alla ignorante, dice, rappresentante del governo, lo dice tra virgolette nel senso di non come insulto ma come persona che ignora, che non conosce e parla in maniera superficiale. Questo sta dicendo, non sta dicendo l'ignorante come insulto, ma ignorante da persona che ignora. Dice: ricordo alla ignorante rappresentante del governo, riguarda non pochi ristoranti, ma migliaia di posti di lavoro legati all'enorme filiera della ristorazione: cuochi, camerieri, commercianti, agricoltori, artigiani. Metteteci anche i commercialisti, che i ristoratori pagano il commercialista per tenere la contabilità. Dovrebbero tutti cambiare mestiere solo perché un governo di incapaci si arrende davanti alla crisi del settore e con una presunzione inaccettabile resta sordo alle proposte concrete per affrontare questa problematica. No, vice ministro Castelli, io non cambio mestiere, lo cambi lei, così da regalarci almeno una speranza. Bellissima questa risposta, veramente azzeccata, molto molto intelligente. Mentre Matteo Salvini, leader della Lega, dice: ristoratori senza clienti, muovetevi su nuovi business, siate imprenditori creativi. Massacrati dalla crisi, senza soldi, senza rinvio delle scadenze fiscali, eppure sbeffeggiati dal viceministro Grillina all'economia, punto esclamativo. Lo scrive Matteo Salvini.
su Facebook, dove ha quasi 4 milioni e mezzo di seguitori. E riporta le parole della vice ministro all'economia, segnatevelo, vice ministro all'economia. E dice: "Non ho più parole. Abbiamo il governo più vergognoso della storia repubblicana. Prima se ne vanno, meglio sarà per il paese", dice il leader del Carroccio. Per il vice capogruppo alla Camera della Lega, Francesco Zicchieri, invece, si tratta di una dichiarazione ignobile e vergognosa che offende migliaia di imprenditori, operatori e loro dipendenti che stanno affrontando una crisi gravissima, senza alcun sostegno dallo Stato. La Castelli si dimetta, mettendo fine a 2 anni di gaffe, strafalcioni e idiozie varie. Dopo Beppe Grillo, che definisce Roma una fogna, ora la Castelli che se ne esce con questa frase vergognosa, la dimostrazione che tra i 5 Stelle sono ormai allo sbando, in piena crisi di nervi. Ma io direi che queste esternazioni non sono date dal fatto che sono allo sbando e hanno crisi di nervi. Secondo me sono due cose separate. Loro hanno questa testolina, in più hanno anche la crisi di nervi, eccetera, 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 etc., etc. Ecco. Ma a parte gli scherzi, Giorgio Locatelli dice nelle parole del viceministro c'è verità. Lui ha visto della verità, una luce che gli ha illuminato il sentiero. Ma vediamo, controcorrente, reagisce lo chef stellato e già giudice di MasterChef Italia. Dice: "Mi piacerebbe non dare ragione alla viceministra Castelli, ma c'è una buona quantità di varietà, di verità in quello che dice. Non è un approccio gentile, è un approccio a gamba tesa, ma è reale. I ristoranti sono una rappresentazione della società e ne rispecchiano anche le crisi. A Londra, dove gestisce la sua locanda Locatelli, stiamo lavorando abbastanza bene, ma i numeri non sono gli stessi ed è obbligatorio cambiare. Chi sta pagando il prezzo più alto sono i ristoratori di classe media, che lavoravano sui grandi numeri in centro, soprattutto a pranzo, perché gli affitti sono altissimi e il pubblico decimato anche dallo smart working." Su questo dice: "Chi si ferma è perduto." Questa è una frase mussoliniana, comunque, per chi non lo sapesse, chi si ferma è perduto. Ma attenzione, lui dice: il ristorante medio, quello del turista, quello nel quale va il lavoratore nella pausa pranzo, sta rischiando perché prezzi alti per gli affitti e quella clientela del mezzogiorno dell'una non c'è più, quasi completamente sparita. E allora lui dice: piuttosto che stare lì ad aspettare che tornino, è meglio cambiare lavoro, praticamente fa capire, perché lui probabilmente si colloca tra quei ristoratori, non lo conosco, sto parlando così, sentendo le sue dichiarazioni, probabilmente lui si colloca tra quei ristoratori che hanno un ristorante di fascia alta o molto alta, si chiama Locanda Locatelli. Io questo l'ho sempre visto in giro per l'Italia quando giravo l'Italia per lavoro, no? Trattoria, locanda. Tu dici: beh, in trattoria si mangia tanto e si spende poco. Locanda, siamo a livello della trattoria, si mangia tanto, bella cucina, si spende poco. Invece no. Se voi andate in quei posti, vi sentite trattoria, locanda, lì, track, quando vedete i prezzi vi accorgerete, altro che locanda e trattoria, sono dei ristoranti di livello alto. Beh, a parte questa mia disquisizione basata sulla mia esperienza, vi posso dire che probabilmente questo Locatelli ha un ristorante di fascia alta e la sua clientela, è un po' diminuita, ma ricordatevi che i ricchi rimangono sempre ricchi. Ecco, qualcosa diminuisce perché ci sono i nuovi ricchi che magari ritornano a non essere più ricchi con questa crisi. Quindi l'opinione di questo ristoratore probabilmente è l'opinione di uno che guadagnava bene perché aveva una clientela di fascia alta, non ha praticamente quello che il lavoratore che a mezzogiorno va lì a spendere 12 euro, no? Tutto compreso il caffè. Quindi questo, lui dice, è un mestiere in continua evoluzione. In Italia tanti ristoranti sono a conduzione familiare e probabilmente questo rende più complicati i cambiamenti. In altri paesi ci sono ristoranti stellati che si sono riconvertiti in vinerie particolari.
Insomma, conclude Locatelli, forse la ministra ha usato quelle parole perché è scocciata dagli italiani che piagnucolano. Ogni tanto qualcuno che dà una sferzata serve. Così chi è capace e sprontato a reinventarsi, che è da sempre una caratteristica importante di un ristorante che vuole durare. Beh, sì, ti puoi reinventare, ma qui si parlava proprio di cambiare mestiere, sai, dal ristorante al vino, degustazione vini, rimani sempre lì, ma non è che i ristoranti del centro diventano tutti degustazione vini, cioè dove vado a degustare un vino? E non mangi, no, io vivo solo degustando vino. Capite che ognuno tira acqua al suo mulino. Naturalmente i grandi ristoranti, quelli importanti, se diminuisce anche la concorrenza, gli fanno anche un piacere, no? Ovviamente meno ristoranti vuol dire che quelli che rimangono hanno più clienti, questo è ovvio, questo è matematicamente ovvio. Quindi attenzione anche alle dichiarazioni di chi dice: ah, va bene quello che dice la ministra, che cambino lavoro, così c'è meno concorrenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.